l'istituzione come la prefettura, il prefetto, la dottoressa Dea Cetis, Giovanna Porcaro, che per me sì è un assessore, ma è una donna che ha creduto e crede nell'arte, quindi più un'amministratrice, diciamo. È la dottoressa Anarita Della Penna che custodisce l'aurum, quindi non si mangia e non ci sono i politici, ecco. E ci sono molti giornalisti, quindi si respira un'aria molto più leggera e anche genuina, e sicuramente il dottor Trifoggi mi dica se sto sbagliando, a Borsellino e Falcone avrebbe fatto piacere. Il vice prefetto, la dottoressa De Acetis. Chiedo scusa, De Cesaris. Buonasera a tutti, la ringrazio, io non sono prefetto e anche perché penso, ma con queste soppressioni, con questa spending review, penso che le nostre prefetture saranno presto chiuderanno anche i conservatori, quindi penso che le nostre sì, ci ospiteranno a Rida Vita, facciamo concerti e prefettura, tribunale. Grazie per l'augurio che mai si realizzerà. È una serata meravigliosa, grazie, veramente eccezionale, sono artisti splendidi, quindi questo è un premio, un momento proprio più opportuno, abbiamo assaggiato la capacità di questi artisti e questo è il momento più opportuno per consegnare un premio, glielo consegno io per conto del prefetto, ma è un premio che viene dal presidente Giorgio Napolitano ed è proprio un premio destinato al Festival Musicarte del Parco, quindi con tanto onore le consegno. 2012, la 17ª edizione questa. Complimenti per tante altre edizioni così belle e ricche. E un particolare ringraziamento, un personale ringraziamento per aver dedicato questa serata a dei personaggi che hanno fatto veramente tanto per l'Italia, personaggi che non si dovranno dimenticare mai e dovranno essere sempre ricordati in tante occasioni come queste, soprattutto con la musica. Grazie. Grazie a lei, grazie mille alla dottoressa De Acetis e alla prefettura. Chiamo in questo momento, chiedo scusa ma questa patacca. Chiamo il magistrato, che ho detto il giudice l'altro giorno, ho sbagliato, ma io sono musicista, quindi non so ancora ben distinguere. Nicola Trifoggi, procuratore della Regione Abruzzo, e Giuseppe Bellelli, il magistrato Giuseppe Bellelli. Sì, la premiazione la facciamo dopo. Buonasera a tutti. Io ringrazio Gabriella Castiglione dell'invito questa sera, ma principalmente la ringrazio per aver dedicato questa bellissima serata di musica con un coro fantastico di cui solo per mia colpa ignoravo l'esistenza, evidentemente, e mi dispiace, perché sono davvero bravissimi, di aver dedicato questa serata a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Ha ragione Gabriella, erano due persone estremamente semplici e avrebbero molto gradito una serata come questa. Erano persone semplici come tutte le persone grandi, hanno dedicato la loro vita alla legalità per la quale sono morti. È facile dire che debbono costituire un esempio per noi e per le generazioni future. Io credo che si
possa onorare nella maniera migliore senza parlare, ma seguendo quell'esempio. Avrebbero potuto sfuggire alle loro responsabilità, erano ben consapevoli di quanto loro stava per accadere. Giovanni Falcone aveva subito un tentativo di attentato solo per la bravura di alcuni poliziotti sventato alla sua villa al mare a Laddaura. Paolo Borsellino lo so per certo perché ho parlato con testimoni della sua morte e che facevano parte della sua scorta nei giorni precedenti. Sapeva che da un momento all'altro sarebbe stata stroncata la sua vita, ma non per questo si è nascosto, non per questo si è ritirato, non per questo si è fatto da parte. Ha continuato fino in fondo, perché questo è il sistema, quello di assumersi le proprie responsabilità e di portarle fino in fondo, non necessariamente con il sacrificio della vita. È impensabile che si debba morire per far affermare la legalità in un paese come il nostro. La loro morte servì immediatamente in Sicilia. Se ricordate, 20 anni fa vi furono delle manifestazioni di cui non si sarebbe mai sospettata la possibilità. Gente riversata nelle strade delle città siciliane, nelle città mafiose, giovani che hanno costituito circoli, associazioni, persone che hanno avuto il coraggio di tirare fuori la testa dal sacco della ignoranza e della paura in cui la mafia e la criminalità organizzata li aveva voluti nascondere. Non facciamo in maniera che tutto quello che è stato fatto non venga dimenticato. Tramandiamo il ricordo di queste persone e di tante altre che hanno dato la loro vita per noi. Facciamo in maniera di onorare queste persone con il nostro comportamento, al di là delle parole, al di là delle chiacchiere. E facciamo in maniera che fra 2, 3, 4 generazioni non ci si chieda chi era Giovanni Falcone, chi era Paolo Borsellino. Tramandiamone la memoria e principalmente pretendiamo da cittadini, sempre, in qualsiasi momento e nei confronti di chiunque, che fra la illegalità e la legalità sia questa a vincere, senza discussioni, senza se e senza ma. La legalità significa rispetto degli altri, rispetto della legge scritta, ma principalmente di quella non scritta. Se io rispetto gli altri e pretendo di essere rispettato dagli altri, non posso farlo che in nome della legalità. Ma non abbiamo paura di quelli che vogliono calpestarci. Siamo di più, siamo più forti. Facciamo in maniera che questa maggioranza silenziosa di cui si parla da decenni finalmente metta paura, metta nell'angolo quella minoranza di delinquenti che purtroppo troppo spesso condiziona la nostra esistenza. E siete venuti qui per sentire musica, anch'io, quindi basta con le chiacchiere. Buona serata a tutti. Dottor Trifoggi, ma volevo ricordare al dottor Trifoggi che tutta la manifestazione, ossia tutto il festival, l'abbiamo voluto dedicare a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e non come un evento sporadico, quindi tutta l'estate fino al 9 di settembre, naturalmente oggi è il giorno dell'inaugurazione, ma ad ogni concerto, il prossimo sarà il 2 di agosto nella collocation di Villa Sabucchi.
ci sono i pieghevoli, se ne avete bisogno ne ho tanti. E ad ogni concerto, oltre alla musica, ci sarà un attore o un'attrice, o io stessa mi cimenterò per ricordare con le frasi, direi profetiche, di Paolo Borsellino e di Falcone. Quindi sono molto contenta di fare questo, perché è anche da parte dei musicisti indice di una grande serietà e costanza. Grazie. È un'onorificenza da parte dell'Associazione Musicarte, dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Pescara, e Amnesty International, e c'è anche il Quirinale che prima ha ricordato il viceprefetto di Acedis, che per ormai sono 7 anni, e quando sono il postino che mi porta una raccomandata, penso che sia o una multa, anche se non le prendo, il magistrato non ho mai preso una multa, tranne una volta che ho pagato il canone con ritardo, mi è arrivata la mora. Oppure quel del Quirinale, che a mia insaputa, infatti anche oggi non direttamente è arrivata questa medaglia in aprile, ed è lì è nata la mia voglia di continuare. Grazie dottor Piccoli. Grazie anche di questo, credetemi, assolutamente inatteso, non ne sapevo assolutamente nulla. Grazie, da parte di tutti i musicisti. Grazie. Magistrato il dottor Giuseppe Bellelli, penso che questo microfono sia di qua. Grazie a tutti, è un onore essere qui, innanzitutto devo ringraziare Gabriele e poi i musicisti, perché quando dei musicisti sanno sorprenderci, quando dei musicisti... Faccio finta di cantare, quando dei musicisti sanno sorprenderci e regalarci l'emozione della bellezza, sono dei veri artisti, quindi grazie a loro. Essere qui a ricordare Paolo Borsellino e Giovanni Falcone è sicuramente un onore, un grande onore. Uomini giusti, magistrati ed eroi, dobbiamo definirli anche eroi che correvano al loro dovere, coscienti dell'appuntamento che aveva dato loro la morte di lavoro, per il loro lavoro. Questo mi viene da pensare, come gli uomini della loro scorta, come più di 1000 lavoratori in Italia ogni anno, e la ricerca di giustizia è lunga, è faticosa, è piena di ostacoli, ma li penso come eroi che hanno sono arrivati a dare la vita, come Salvo D'Acquisto, come Massimiliano Colbe, come uomini soli di fronte all'orrore, anche come uomini delle istituzioni, uomini di Stato rimasti soli nel loro cammino di coerenza. Penso a un presidente, a Salvatore Allende per esempio. Però è anche vero che pensarli solo come eroi, tali sono, forse ce li fa sentire un po' lontani da noi, e io come magistrato mi piace ricordarli come magistrati, con gratitudine e con senso di appartenenza. Loro che con il loro sacrificio e con il loro esempio nella nostra attività quotidiana ci ricordano che la difficoltà maggiore, che il pericolo principale è innanzitutto al nostro interno. È il pericolo del diventare burocrati, il pericolo del cinismo, della pigrizia, della paura, dell'indifferenza ai valori. Ecco, il loro esempio, il loro sacrificio scuote ancora le nostre coscienze, e sono loro grato. Voglio citare solo due passi di Piero Calamandrei, che scriveva tanti anni fa, nel 1935, non ho incontrato giudici corruttibili, ma non di rado magistrati indolenti, disattenti, svogliati, pronti a fermarsi alla superficie pur di sfuggire al duro lavoro di scavo che deve affrontare chi vuol scoprire la verità. È proprio il duro lavoro di scavo che ha portato Falcone e Borsellino fino all'estremo sacrificio.
Subentra, continua Calamandrei, con gli anni la comoda indifferenza del burocrate che gli consente di vivere dolcemente in dormiveglia. Quel terribile morbo dei burocrati che si chiama conformismo, il terrore della propria indipendenza, una specie di ossessione che non attende le raccomandazioni esterne ma le previene, che non si piega alle pressioni dei superiori ma se le immagina e le soddisfa in anticipo. Ecco, Paolo Borsellino, Giovanni Falcone, magistrati controcorrente in terra di mafia fino alla solitudine che li ha portati all'estremo sacrificio, siete ancora per noi tutti, oggi, dopo 20 anni, e per sempre un faro nella nebbia, e così voglio pensarvi, vi sono infinitamente grato, grazie. Anche al magistrato dottor Giuseppe Bellelli questa onorificenza come simbolo della gratitudine che noi persone civili, ma civili non perché siamo civili, perché dobbiamo essere civili in ogni senso, dobbiamo alla magistratura e ci inchiniamo. Continuare con la seconda parte del concerto, che sarà una cosa gigantesca, volevo chiamare l'assessore Giovanna Porcaro del comune di Pescara, l'assessore alla cultura, volevo chiamare Amnesty International, un minuto a testa, volevo chiamare associazione H, che non è l'acquedotto di Pescara per carità, ma associazione culturale Abissinia con il chirurgo Franco Ciampaglia è il presidente, e vi faccio anche una piccola anticipazione. Adesso ti metto lo sgambetto. Oltre al concerto che abbiamo pensato natalizio da fare in tribunale, e non ce lo potete negare, perché sicuramente sarà una cosa molto bella. Allora, Daniela Senepa, conosciamo tutti quanti, è la giornalista volto famoso di Rai 3, ma io la considero la più brava, ecco, e non sono di parte. Il 24 di agosto, quindi mi pare il quart'ultimo concerto qui a Villa Sabù, all'Aurum, per carità, all'intervallo del concerto, che ci sarà un altro coro polifonico, altrettanto bello come questo di stasera, Concertus Serafinus Aquilanum, cioè un coro aquilano, vengono, tra l'altro loro hanno avuto una situazione molto pesante con il terremoto, ma comunque con la musica si sono rincollati e continuano a fare le tournée, ma all'intervallo ci sarà Daniela Senepa che canterà la Tamuria Tanir. Questa volta non sarai giudicata, non sarai valutata, perché ha fatto parte di un concorso abbastanza, tra virgolette, frivolo qui a Pescara, ma è il simbolo che anche i giornalisti sono amici di noi artisti. Noi artisti abbiamo bisogno dei giornalisti e anche viceversa, così come la magistratura, i giornali e le televisioni. Per ordine, l'assessore Giovanna Porcaro. Grazie, Gabriella ha insistito perché io dicessi due parole, saranno proprio due. Continuiamo con la musica, perché questo luogo bellissimo che ci ospita questa sera, l'Aurum, detto anche la fabbrica delle idee, sta veramente diventando sempre più un contenitore di eventi culturali di altissimo livello e altissima qualità. Devo dire che ringrazio Gabriella, ringrazio gli organizzatori, ringrazio voi pubblico, che so che seguirete tutte gli concerti e le iniziative che fanno parte della musica arte nel parco, ma devo anche dire un'altra cosa alla quale tengo moltissimo. Non so se avete letto sui giornali, fino alla scorsa settimana qui si è tenuto un villaggio, il Pescara Jazz Village, che ha visto la partecipazione di artisti, ma soprattutto una partecipazione di pubblico straordinaria. Grazie a Gabriella, in questo momento, avendo deciso di portare qui una parte di concerti che normalmente si tenevano a Villa Sabucchi, in realtà noi vogliamo anche un po', come dire, sperimentare insieme a tutti quanti voi il vostro gradimento nella musica classica qui all'Aurum, perché
In questo modo possiamo programmare anche per il prossimo inverno e la prossima estate magari qualcosa di veramente bellissimo, magari un piccolo Pescara Classic Village. Vi ringrazio per l'attenzione e ridò la parola a questo punto a Gabriella. Grazie mille, e c'è da sottolineare un'altra caratteristica di questa manifestazione: tutti gli artisti sono presenti in cartellone, sono tutti abruzzesi. Io non ce l'ho con gli artisti stranieri, però penso che un punto a nostro favore, che è il turismo, quel poco di turismo visto il tempo di crisi qui in Italia, il turista quando viene qui a Pescara porterà poi nella propria città il ricordo di aver conosciuto un bravo artista locale, perché conoscere un artista in cui lo ascoltiamo nella radio, lo ascoltiamo in qualsiasi manifestazione, è molto semplice, e poi c'è anche un grande risparmio economico, tra l'altro. In più gli artisti abruzzesi non hanno niente a che invidiare, come abbiamo ascoltato questa sera, rispetto agli artisti di altri paesi. Amnesty International, il professor Paolo Mariani, il quale dal 2 di agosto, io vi invito a Villa Sabucchi, c'è una manifestazione con un coro folcloristico, io ho messo due appuntamenti di musica popolare, perché ricordare anche le nostre tradizioni abruzzesi ci farà bene senz'altro. Il 2 di agosto e il 12 di agosto, invece il 14 agosto torneremo qui ospiti di Anna Rita Della Penna con Maratona d'estate. Io mi sono ricordata di questo titolo, che era una trasmissione di Vittorio Ottolenghi di tanti anni fa della RAI. Ci sarà una carrellata di pianisti che si esibiranno con vari autori di musica classica, appunto da Bach fino alla musica di Scriabin, con un filo conduttore che poi spiegherò, e sarà sicuramente un appuntamento da non perdere, più che altro per gli appassionati e non della musica pianistica classica. Paolo Mariani. Buonasera a tutti, grazie. Amnesty International che cosa fa? È un'organizzazione tra le più note, credo che tutti la conosciate. Ma per dirvi in un minuto, in questo minuto che ho per spiegarvi che cosa fa, vi racconto due azioni molto in due parole. In Cina un uomo è stato accusato e condannato a morte, un uomo che vendeva pesce al mercato, un commerciante, per un reato che molto probabilmente non aveva commesso. Aveva confessato questo reato sotto tortura. In Cina la tortura è endemica, viene praticata come con normalità dalle autorità. Amnesty ha fatto un'azione per chiedere la grazia di questa persona e l'ha ottenuta. L'altra azione, Amnesty ha chiesto l'arresto di un ex presidente degli Stati Uniti, di George W. Bush, per la sua responsabilità nell'aver autorizzato la tortura. Le immagini di Guantanamo credo che le abbiamo tutte davanti agli occhi, ma non solo Guantanamo, ci sono centri di detenzione segreti degli Stati Uniti in varie parti del mondo. La tortura è un crimine tra i più gravi riconosciuti dal diritto internazionale, in Italia però non è reato, quindi magistrati come il dottor Trifoggi, che stasera è qui con noi, non possono contestare questo reato, questa fattispecie di reato, perché in Italia il reato non esiste, il reato di tortura. Per questo Amnesty sta svolgendo un'azione perché venga introdotto al più presto questa fattispecie, secondo poi quanto specificato dalla Convenzione internazionale contro la tortura che l'Italia ha ratificato. In queste due azioni credo che, perché ho parlato di queste due in particolare, perché ecco, la giustizia è uguale per tutti, questo è il messaggio di Amnesty International. Tutti siamo uguali davanti alla legge. Questo è un diritto umano fondamentale, tutti abbiamo diritto a un giusto processo, quindi in Cina come negli Stati Uniti come in tutto il mondo.
Amnesty è un'organizzazione internazionale, non è un'istituzione, mi permetto di correggere, nel senso che non è finanziata da governi, è assolutamente indipendente e vive solamente grazie alle donazioni dei soci e dei sostenitori, che sono ormai 3 milioni in tutto il mondo. Dalla prossima appuntamento ci sarà il tavolino di Amnesty in qualche punto qui della sala, anzi dell'arena, e vi inviterò poi di volta in volta a firmare le petizioni che presenteremo. Grazie Gabriella, ti ringrazio molto di questo spazio. Grazie a Amnesty International, il dottor Franco Ciampaglia, il quale di una modestia incredibile, come tutti i grandi uomini, senza macchine blu, senza macchine, cioè lui è un grande chirurgo, ma veramente un grande chirurgo, e fa del suo lavoro una missione oltre alla professione. Prego. Buonasera a tutti, ringrazio quello basso. Sì, tu sei più basso di me adesso. Ringrazio Maria Gabriella perché anche quest'anno è riuscita a creare un evento veramente molto molto importante, con credo pochissimi denari, visto com'è la situazione nostra italiana. Due, perché sul volantino mi ha chiamato professore, io sono un umile medico, ma proprio basso. Tre, volevo dirvi qualcosa sulla nostra associazione, ma veloci, perché c'è... Dicono c'è, che non si sente niente, anche tu fai finta di cantare. Sì, vogliamo ascoltare sicuramente il gruppo, che è veramente un coro eccezionale. La nostra è una piccola associazione, ACA, Associazione Culturale Abissinia, non Acquedotto in genere, opera sia nell'ambito regionale e locale, e ci adoperiamo soprattutto, facciamo qualcosa di particolare in Etiopia. Stiamo ristrutturando l'ospedale di Axum, conosciuta soprattutto per oltre 3.000 anni di storia, ma soprattutto noi lo conosciamo perché ci siamo fregati una volta l'obelisco e dopo gliel'abbiamo riportato. Questo è Axum, una città bellissima, circola intorno a questa città circa 1 milione di abitanti, l'ospedale lavora con 4 medici assunti e noi ogni tanto andiamo, ristrutturiamo qualcosa, quando capita faccio qualche intervento. Questo è tutto. Ringrazio Maria Gabriella che ci ha invitato e ringrazio tutti voi della pazienza di avermi ascoltato. Il dottor Franco Ciampaglia, anche lui dal prossimo concerto metteremo in un angoletto un tavolino con tutte le informazioni. Richiamo il coro Beato Nunzio, diretto dal maestro Giamicolini. Poi a seguire chiudiamo con un intervento, l'ultimo intervento della voce recitante, Adriano Sabatini, e alla fine voglio premiare i musicisti insieme a Daniela Senepa, la quale in questo momento si sta girando perché se ne vuole andare. No. Ho detto che voglio premiare i musicisti insieme a te. Sì, io stavo solo. Ecco, sì.